Un insider ha rivelato al quotidiano La Repubblica un'indiscrezione sulla coppia che potrebbe rivelarsi utile nella separazione in corso. Non si arrestano i colpi di scena nella telenovela sulla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, che sta tenendo tutti col fiato sospeso. Dopo l'annuncio ufficiale è un susseguirsi di indiscrezioni, recriminazioni e gossip intorno all'ex coppia più amata di Roma. L'ultima rivelazione bomba arriva dal quotidiano La Repubblica, secondo cui l'ex capitano e la conduttrice vivevano già da separati in casa da quasi un anno. Tutta colpa di alcuni messaggini proibiti arrivati sul cellulare della Blasi e scoperti da Francesco, tra i due la ricostruzione non andava bene da un bel po', probabilmente a causa di alcuni messaggi trovati sul cellulare della conduttrice TV. Ma l'amore nei confronti dei tre figli ha spinto il pupone e la moglie a provare ad andare avanti, si legge sulla testata informata sui fatti da un insider vicino alla coppia. Nonostante le fratture nella relazione, Ilary e Francesco provano ad andare avanti per amore dei tre figli, Christian, Chanel ed Isabel. Tutto cambia ad agosto quando il calciatore ad una partita di padel conosce la 34enne Noemi Bocchi. La scintilla tra i due scocca, e la frequentazione si fa assidua tra settembre ed ottobre 2021, rivela l'insider della Repubblica. Totti e Blasi continuano a vivere sotto lo stesso tetto, ma ed intanto Francesco continua la relazione con la flower designer. Tanto che il 5 febbraio, allo stadio la Bocchi siede poche file dietro di lui. E non è l'unico avvistamento della coppia. Il resto è storia, la conduttrice va, verissimo, il salotto TV dell'amica Silvia Toffanin, per smentire la crisi. E poi la piccola Isabel, 6 anni, a consegnare alla mamma le prove del tradimento di Totti. La bambina, come rivelato da chi, dice di aver conosciuto, 2 nuovi amichetti, i figli di Noemi. E, allora che Ilary assume un investigatore privato che le dà la certezza della relazione del marito con un'altra donna. A inizio luglio, attraverso 2 comunicati distinti, arriva l'annuncio ufficiale della separazione.